Andate sulla sua pagina a vedere il video, è bellissimo. Cioè, no, veramente tu hai un'etichetta. Devi andare su. Devi andare sul canale YouTube della Tagomizer e c'è il video Vedi. Lo faccio apposta così tu puoi fare promozione correggendomi, così non sembra una marchetta, coglione. Allora andate sul YouTube Tagomizer. Ma non potevamo chiamarla Zingo? Cioè, Tagomizer non ce la fa nessuno. Sai che cos'è il Tagomizer? Non me ne frega un cazzo, è difficile da pronunciare. È un ignorante. Cos'è il Tagomizer? Dai, sentiamo. Cos'è allora, il Tagomizer? Nella storia dell'evoluzione di tutte le specie animali su questo pianeta, io la condanno a 56 anni. Sai che con la faccia infilata nel culo. Lo stegosauro è l'unico animale che ha di Pippo Baudo. Posso andare in bagno, signor Giudice? Certo, ci mancherebbe, signor Infausto. La coda. Certo, l'unica specie alla quale hanno dato un nome e l'arma. Marco, il Tagomizer, che è l'arma dello. Un paleontologo in questo momento in Zimbabwe ha trovato un fossile del gran cazzo che me ne frega. Che pace. Guarda questi cazzo di documentari e poi ci deve secernere in onda. Io sono rimasto colpito. Vorrei darvi io invece una bellissima notizia. Ecco, io vorrei fare una domanda ai produttori di questo prodotto innovativo. Io amo gli animali, voi lo sapete, possiedo diversi gatti, ormai sono arrivato a quota 4. Ne ho uno qua in studio. Sei solo una gatta, sono quella dei Simpson, uguale. Però io dico, come può un'azienda, tra l'altro un'azienda importante che fa vino da tanti anni, no? Un'azienda americana, tra l'altro, sapete che il vino è molto buono negli Stati Uniti, da quando c'è stato il Niño che ha raso al suolo i vigneti italiani, molte uve arrivano proprio da Napa Valley, che è vicino a San Francisco. Vabbè, ma voi che cazzo volete sapere? Conoscete l'Imbiate, Seregno e Cinisello Balsamo. Che non sa cos'è il Tagomizer. Stavo disseppellendo uno stegosauro, scusami. Vai pure avanti. Questa azienda di coglionazzi ha inventato il vino per i gatti. Cioè, io capisco. Allora, c'è il rosso, che è il Pinot Miau. Bella questa, promosso! E il bianco, che si chiama Mosgatto. Bella. Conoscendo il rapporto che hai tu con i gatti, tra un po' ti vitolo anche a cena. Senti, ma il nero d'Angora non l'hanno ancora fatto. Chi li disegna? Anna e Barbera. bravo. Ma scusa, ma il vino lo beve il gatto? Sì. No, ma allora praticamente è una specie di tè, no? Che fanno con la barbabietola bianca e rossa, così colorano l'acqua, e l'idea è quella di sorseggiare un bicchiere di vino vero mentre il tuo gatto finge di bere il vino. Ma che cazzo di sicuro che tu parli, ma l'hai comprato? No, un pazzo gattaro del cazzo, tu comprato. E poi morde alla moglie il gatto. Perché ha cercato di rubargli un bicchiere del suo Mosgatto. Scusa. Dove sarà finito il concetto di fica? Si deve essere perso strada facendo nell'evoluzione umana. Si deve essere perso il concetto di mi interessa la fica. Neanche mi piace. Mi interessa come sei la becero, vagina. Come sei di basso livello. Ragazzi, hanno fatto anche il vino per la figa. Si chiama il Moscazzo invece. Che volgarità. Schifo! Signori, questo è quello che produce i programmi per Mediaset. Avete sentito? Queste non le fa su Italia 1, però. Viene qua a buttare il suo letame. Bravo, a rovinare una trasmissione che da anni fa divertire le persone senza essere volgare. Allora, vergognati. Marco Mazzoli, che ha fatto la cacca in un angolo, è stato meno volgare di te. Fai schifo. Amico, io ho detto Moscazzo. Vergognati, merda. Enrico Venti, vergognati. Marco, un'idea. Cosa? Un'idea. Ecco, io è un po' di giorni che te lo volevo dire. Io non mi voglio chiamare più Ivo Abito. E quindi? E che senso? Io se ne frega. Io voglio chiamare Enrico. Si può fare questa roba? No, ti conosco tutti come Ivo ormai. Appunto, Marco, appunto. C'hai anche il tuo vino, il primitivo di Manduria. Scusa, dopo dove è finito il concetto di fica? Non c'è nient'altro. Il mio pubblico, grazie. Non c'è nient'altro. Bravo Fabio, io ti apprezzo sempre, lo sai. In fondo, anche se io e te abbiamo dei pensieri politici molto diversi, io ti apprezzo. Ma attenzione un attimo, aggiornamento dalla regia, c'è Alan che sta ancora facendo sto tatuaggio. Ma è piccolino. Devi morire. Due piccoli che tatui, bastardo. No, ma perché c'è un qui pro quo. Lui ha chiesto al tatuatore di tatuargli lo Zoo di 105, lui ha capito la puntata, quindi sta trascrivendo ogni singola battuta. E anche tutti gli animali. Com'è Alan? Come sta andando? Va bene, direi. Aia!
Mica, ma sei una merda, mi hai detto che non faceva male così la... Ma sul fa malissimo. Sul polso fa male. Ma sai cos'è? Di Mazzoli. Il tatuaggio fa male quando inizia a colorarlo. Perché deve entrare... Sta colorando di rosa adesso. Ma chi cazzo l'ha inventato il logo dello zoo? Me lo dite? Enrico Aprico. Sì, è vero. È sempre colpa degli Enrichi, gira che ti gira. Vedi, mi chiamo Ivo. Vabbè, lui era, è tra l'altro ex direttore di MTV, quindi anche un personaggio importante che ha fatto disegnare il logo dello zoo. Wow, quanta fortuna gli abbiamo portato. Lui non adesso ci guarda da lassù, ragazzi. Sì, adesso toglie le pellicine ai chicchi di grano per i celici. Sai cos'è? Quando, quando l'abbiamo conosciuto abbiamo dato proprio la svolta alla sua carriera. È un altro in regia che sta per parlare, guarda, guarda, senti qua. Ecco, senti no, qua. Ragazzi, io ho visto Enrico Aprico settimana scorsa, cos'è? No, 2 settimane fa all'Esse Lunga. Toccata di palle. Cosa vendeva? Era il turda che discuteva con il Marocco, quello che ti ruba l'euro del carrello, no? Sì. Cazzo, scusate ragazzi. Sì. E alla fine sono passato per salutarlo e faccio, ciao Enrico, ma guardate come per dire, ma sbavava. Enrico, fai... No, no, aspetta, la cosa scioccante è che è andato via con... Col carrello. Che aveva l'Harley. No. È andato via col carrello. Bravo, no. Sì, guarda che è la nuova moda. Deficiente, mi devi rovinare tutto. Allora, c'è la nuova moda del sidecar. Lui adesso lo attacca alla moto e va in giro con un'altra persona. Ma guarda che geniale questa, esatto. Un'idea della Madonna, l'ho Fabio. Io, però. È il sidecarrello. Il sidecarrello dell'Harley. Adesso lo faccio montare subito, cazzo. Bellissimo. Quanta fortuna abbiamo portato Enrico Aprico. Basta. Lui adesso sì che è un professionistone. Però bisogna dire che grazie a lui siamo andati in onda su Comedy Central per 5 stagioni. E . Grazie a lui adesso lui ha un carrello come casa. E MTV ha chiuso. Vabbè. Succede. Ma perché noi siamo dei discoli, ragazzi. Noi siamo dei bambini cattivi, lo dimostriamo in questa puntata dei Tamarri.